Buongiorno ragazze! Allora, video un po' buio, devo dire, ma fuori c'è un tempo da schifo. E quindi io ho la finestra qua, mi vedrete metà in ombra, ma vabbè. Questo è un video richiesta. Ah, per chi se lo fosse chiesto, sì, ho tagliato i capelli. Li ho proprio tagliati un po' cortini. Vabbè, la piega lascia sempre un po' a desiderare. Però sì, li ho tagliati corti perché ragazze, cioè, non ci crederete, ma ce li avevo già praticamente lunghi a mezza schiena, cioè, e purtroppo quando Dio ha dato la pazienza di acconciarsi i capelli o di tenerli in maniera decente, io probabilmente ero in fila per un panino con la salsa rosa, quindi capite che no, e quindi li ho tagliati. Ripeto, ma magari non me ne frega neanche niente. Video di oggi è un video richiesta, me lo ha chiesto Andrea Gerevini, che saluto con un bacio, quindi saranno felici i due uomini che seguono il mio canale perché oggi si parla di mestruazioni. Yeah! E quindi vabbè, abbiate pazienza. Si parla di ciclo perché appunto Andrea Gerevini mi ha chiesto di recensire gli assorbenti, quelli riutilizzabili, che sono questi qui. Di qua sono anche più carini. Allora, io ne ho qua quattro, per esempio, cioè come da esempio. Sono bellissimi peraltro, vi lascerò il link nell'info box, il link di Amazon dove li ho comprati io. Io ne ho com li ho comprati, ripeto, su Amazon e li ho pagati 7-15 euro più la loro bustina. Adesso vediamo tutto nel dettaglio. Quando avevo messo il link per qualcun altro che mi aveva chiesto, ho visto che erano saliti di prezzo a 17 euro. Non so adesso cosa costano, quando cercherò il link per mettervelo nell'info box vedrò. Quello però che ci tengo a dirvi è che comunque ammortizzerete la spesa, cioè è vero che costano più di un pacco di assorbenti di plastica, però voi questi li riutilizzerete, quindi comunque la spesa la ammortizzerete. Allora, vediamo se riesco a farvi vedere bene, ve ne faccio vedere bene uno. Sono fatti così, hanno questo tessuto che sembra quasi tipo pile, veramente molto molto morbido. Poi il retro è fatto così, ma come avete potuto vedere ci sono diverse fantasie, peraltro tutte molto carine, tutte molto belle. Questa qui è carinissima. Quindi insomma, ci sono diverse fantasie e poi hanno i due bottoni, perché quando lo metterete, lo applicherete sulla mutanda, farete questo gesto e il clic del bottone vi assicurerà l'assorbente alla mutanda. Una cosa che vi dico subito: non c'è la colla, quindi io quando ho il ciclo metto delle mutande non larghe ma giuste, in modo tale che l'assorbente eviti di fare questa cosa qua, perché deve rimanere comunque fermo. Quindi dovete mettere delle mutande giuste, lo sentite comunque, ragazze. Non c'è la colla, ripeto, il tessuto qua è molto morbido, quindi all'inizio devo dirvi la verità, c'è una sensazione molto strana, nel senso che è completamente diverso dall'assorbente classico di plastica. Io però trovo che sia meglio, nel senso che questo è quasi come un tessuto, quindi è co quasi come non avere niente, mentre la plastica io la sento molto di più. Peraltro mi è capitato almeno 3-4 volte nella mia vita che specialmente d'estate, quando uno suda, che la plastica mi irritasse la pelle, quindi no. Cioè, per me, una volta che ci sono questi, veramente le aziende dovrebbero convertirsi. So che questo attirerà un sacco di iettature su di me, ma a mio parere, col fatto che la plastica sta veramente devastando il nostro pianeta, quindi ragazzi, cioè, c'è da cambiare ora, subito. Cioè, non bisogna più produrre plastica. E questo è un buon modo per evitare la plastica. Questo peraltro è anche zero waste, perché questo non produce rifiuto, come la coppetta mestruale. Se preferite usare la coppetta mestruale, quella è un'altra alternativa. Io però, per una serie di motivi miei che non sto qua a spiegare, la coppetta non la posso utilizzare, quindi ho dovuto trovare un'alternativa. Detto ciò, l'ho applicata alla mutanda, dopodiché si comporta come un assorbente normale, ragazzi, assorbe il vostro ciclo, ma devo dire che questi hanno un'assorbenza pazzesca. Cioè, io con questi qui riesco a farci anche una giornata. Fate conto che io ho un ciclo molto abbondante. In un giorno riesco a tenere lo stesso assorbente, chiaramente poi lo cambio perché
anche per una questione di igiene, nel senso che magari non mi piace stare tutto il giorno sempre con questo assorbente, però voglio dire, quello sta a vostra discrezione. Se avete un ciclo che non è molto abbondante, cioè andate alla grande proprio. Questi poi una volta sporcati, io li metto in una sacca che adesso non ho qui, ma è una di quelle reti con la cerniera che trovate da Tiger a 1 euro, ragazze. Io li metto tutti lì dentro, chiudo la cerniera e li lavo poi a 30 gradi. Quando vi arriva in una busta di plastica con dentro questa bustina qua, molto carina, e le istruzioni per il lavaggio che io purtroppo ho lasciato in Italia, non le ho qui. Comunque la bustina è questa e io devo dire, quando me ne devo portare in giro qualcuno, semplicemente lo piego e lo metto nella sua bustina, uno o due, di più non ce ne stanno. E così potete portarvelo in borsetta. Vi arrivano anche appunto le istruzioni per il lavaggio. Il lavaggio è semplicissimo, ragazze, si lavano in lavatrice a 30 gradi, cioè finito. Dentro questo pile c'è la fibra di bambù, perché questi qui hanno dentro un'imbottitura che è fatta con la fibra di bambù. Io non so, perché chiaramente li ho comprati a marzo, questi a marzo scorso, e li sto utilizzando tranquillamente. Non so quanto dureranno, nel senso quanto sarà l'usura, perché ne sto vedendo anch'io, è un esperimento che anch'io sto facendo. Però devo dire, mi trovo molto bene. L'unica pecca che hanno questi assorbenti è che quando siete in giro e ve lo cambiate, quando siete, per esempio, io che viaggio tantissimo, è un po' una rottura, non lo nego. Nel senso che quando l'assorbente è sporco, a me non va di ripiegarlo e metterlo in questa sacca qua che è così carina. È vero che è impermeabile, però non mi piace tanto. Quindi io quando viaggio e me lo cambio in giro, cosa faccio? Lo piego e lo metto proprio in un sacchetto di plastica, di quelli con la chiusura da aereo proprio, il classico sacchetto di plastica, in modo tale che sono sicura che non vada in giro niente. So che è un controsenso dire che uso un sacchetto di plastica ma è un sacchetto di plastica che ho e utilizzo sempre quello, quindi non è che. Eh sì, è una menata perché poi vi dovete portare in giro l'assorbente sporco, non c'è niente da fare. Però è anche vero che non c'è alternativa, nel senso. Un'alternativa potrebbe essere utilizzare gli assorbenti, quelli brutti di plastica, quando siete in viaggio e quando siete invece a casa normalmente, utilizzare questi qua. Comunque riducete, vi assicuro, riducete i rifiuti. anche se appunto io sto cercando di utilizzare sempre questi, giusto per evitare di produrre rifiuti per il mio percorso zero waste che sto facendo. E niente, che altro dirvi? Vediamo se mi vengono in mente altre cose. Sì, appunto, la menata è proprio quando siete in giro, quello devo dire, non è proprio il massimo della vita, però poi arrivate a casa, riprendete, li mettete in lavatrice, li lavate a 30 gradi. Mi è capitato sia di lavarli da soli e sia di lavarli con altre cose mie. E devo dire che sono sempre venuti puliti, i vestiti sono sempre venuti puliti, non succede niente, ragazze, vi assicuro che è solo una questione proprio anche un po' psicologica, se vogliamo. Basta, mi sembra che abbia già parlato anche troppo. Se avete ulteriori domande, scrivetemele nell'info box. Io spero che questo video sia stato d'aiuto ad Andrea Geremini, a tutti quelli che stanno guardando. scusate, mi sono andata attraverso la saliva. Niente, io devo dire, vabbè, li trovo comunque sicuramente innovativi. Dopo 20 anni che ho utilizzato gli assorbenti di plastica, cioè questi sono sicuramente innovativi. Che poi innovativi, le nostre nonne, quando quelli di plastica ancora non c'erano, cosa facevano? Prendevano il tessuto, lo ripiegavano, quindi non è poi così, non è poi così una cosa così astrusa, ecco. Però ecco, se ritornassimo un po' alle origini, secondo me riusciremmo a ridurre un minimo di rifiuti che stanno veramente distruggendo il nostro bellissimo pianeta. Quindi se possiamo fare qualcosa, ora non dico solo questo perché sto parlando di questo, ma io sto cercando di evitare, lo sapete,
la plastica in tante altre cose. Poi non sempre ci riesco, non sono un estremista, cioè non è che non compro la pasta perché è nel pacco di plastica, la compro perché me la voglio mangiare e spero che anche perché a monte devono cambiare le cose, cioè anche i produttori devono rendersi conto che alcuni packaging non vanno bene. Fortunatamente è passata la legge, quella che entro il 2020 inizieranno a non produrre più piatti di plastica, posate di plastica, insomma, tutta una serie di prodotti in plastica, quindi spero che le cose vadano avanti in questo senso. Per quanto riguarda gli assorbenti riutilizzabili, io penso di avervi detto tutto, in realtà sono semplicissimi, cioè non è che c'è molto da dire, dovete provare, perché è chiaro, all'inizio, ve lo dico, è diversa la sensazione, è diversa, cioè dovete un attimino abituarvi. Non partite già subito, oddio, è diverso, non mi ci trovo, cioè datevi un po' di tempo per provare. Detto ciò, io sono 10 minuti che parlo di sta cosa, direi che ho parlato anche troppo. Niente, vi mando un bacione enorme e ci vediamo al prossimo video. Ciao!